Come posso essere d'aiuto? Mi sente bene? Senta, ma qui per una ragione specifica o perché ha assunto un quantitativo di droga esponenziale? Me lo dica subito. Era una battuta. No, io sono qui per assicurare una macchina. Una macchina? La mia macchina. You had plenty money, 1922. Ma è la sua segretaria? Sì, scusi, posso di fare domande? Mi dica per favore il modello della macchina che... Sì, beh, secondo me è una di quelle... Insomma... Scusi, perché io pensavo che lei, insomma... Senta, ma cosa sta dicendo, per cortesia? Vabbè, la sua segretaria, dico... Ascolti, sarà la decima volta che glielo chiedo. Non vorrei sbagliarmi. Qual è il modello della macchina che vuole assicurare? Senta, io le dico la verità, signor commissario, io non lo so. Signor commissario, signor tenente, caporale. Sì, volevo dire signor assicuratore. Chiami Alessandro, per favore, ma non conosce il modello della sua macchina? Ma perché l'ho presa poche ore fa? Guardi, qui noi abbiamo tutta una serie di pacchetti assicurativi che potrebbero essere molto vantaggiosi per lei. Noi abbiamo assicurazioni RC molto, molto competitive, da un punto di vista economico, ovviamente. Per non parlare poi di tutte quelle che sono le assicurazioni contro le intemperie, contro gli atti vandalici e... E soprattutto, ecco, contro incendi e furti. Bevi una cazzata. Quello è il vetro della macchina sfondata, rivestito con il plexiglass. Tu glielo sfondi con la capa, te la fotti, te la vai assicurare contro i furti. Il giorno dopo te la fai rubare da un altro amico nostro. E il ciclo continua. Così creiamo qualcosa che funziona, una bella azienda. Senta, ma lei esattamente di che cosa si occupa? Io sono un libero professionista. Libero professionista. Senta, ma lo sa, vero, che lei fa un lavoro molto pericoloso? Sì, in effetti ha ragione. Ma lei vive da solo? Io? Io no, vivo con la mia ragazza. E la sua ragazza che lavoro fa? La mia ragazza è un estetista a domicilio. Ma lei lo sa che se dovesse succederle qualcosa sul posto di lavoro, la sua ragazza si ritroverebbe a fare ben altro a domicilio? Ah. E lei cosa mi consiglia di fare? Vede, noi abbiamo una vasta gamma di pacchetti assicurativi contro qualunque tipo di infortunio. Sia sul posto di lavoro, sia, come nel suo caso, immagino, in cui il posto di lavoro non sia del tutto decifrabile nel tempo libero. Una firmettina.
Oggi ha chiuso un altro contratto. Ormai ne manca solo uno. Ed è per questo che ora tocca a te, tesoro. You had plenty money in 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do it?